Si è alzato in volo questa mattina dall'area parcheggio della Rocca Flea per la prima fase dei lavori presso il costone roccioso della Rocchetta di Gualdo Tadino. È l'elicottero della Elispaner di Fondi che ha portato in quota il materiale utile ai lavori per la sistemazione delle pareti della gola dilavate dall'alluvione del 2013. Si tratta di reti, barriere, paramassi, materiale edile utile al cantiere che nelle prossime settimane sarà allestito in quota. Il progetto e la direzione dei lavori è dell'ingegnere Gabriele Capone e del geologo Andrea Angeletti, la ditta appaltatrice e la Tecnostrade di Perugia che si avvale anche dell'opera della GeoGrimp di Ancona. I lavori sono finanziati dalla Regione Umbria per un ammontare di 750.000 euro, finanziati per mitigare il rischio di questa zona attualmente classificato R4 e portarlo ad R3. In sostanza, la gola, anche dopo questi lavori, resterà sempre un luogo di possibile pericolo caduta massi, seppure l'intervento provvederà a sganciare quelli più instabili e a sistemare nuove barriere in quota. Nuove perché già negli anni passati l'area era stata sottoposta a un intervento simile che aveva provveduto a dotare il costone di barriere e reti che tuttavia con il tempo e gli eventi alluvionali del 2013 hanno richiesto nuovi e incisivi interventi. Dall'alto dell'elicottero la gola ha mostrato tutta la sua bellezza ma anche tutte le sue criticità. Di fatto raccoglie le acque meteoriche di un grandissimo invaso che è quello della Valle del Fonno, un avvallamento di grande estensione tra i monti Serrasanta e Penna che da un lato rendono questa zona ricca di sorgenti di acque minerali, dall'altro però la espongono a gravi rischi in occasione di eventi estremi come quello del novembre 2013 quando in poche ore si riversò in questa zona la pioggia di un'intera stagione autunnale, 324 mm in 48 ore. Soddisfazione per l'avvio dei lavori del sindaco Presciutti che ricorda come siano in corso di perfezionamento le istanze per avviare la sistemazione dell'intera zona a partire dalla parte bassa della Valle del Fonno dove insiste l'area privata di Rocchetta S.p.A.